io dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie ci portiamo nella sacrestia antica, la piccola sacrestia. Questo è il luogo dove Padre Pio chiaramente si vestiva dei paramenti prima di celebrare la messa, ma fu un luogo anche importante perché qui Padre Pio confessava gli uomini, mentre le donne le confessava nella chiesa antica, nella chiesetta di Santa Maria delle Grazie. Oggi qui per avvicinarci proprio a questo luogo che è la brocca dell'acqua con un piccolo rubinetto, come vedete, e qui Padre Pio si lavava le mani prima di celebrare la Santa Messa. Perché questo luogo oggi vogliamo prendere in considerazione? Perché all'indirizzo email che vedete in sovraimpressione ci ha scritto Alessandro Zerbinato. Alessandro che ci scrive da Boschi Sant'Anna in provincia di Verona. Lui ci ha raccontato un episodio particolare che ha vissuto proprio suo papà quando è venuto qui a San Giovanni Rotondo. Poi ci ha raccontato anche altri fatti che legano la sua vita a Padre Pio, ma noi ci concentriamo su questo fatto. Poi avremo modo anche nelle prossime settimane di raccontarvi la storia particolare di Alessandro, che chiede anche preghiere a tutti voi. Ma cosa era accaduto? Suo papà, a cui ha inviato anche una fotografia, era figlio di un liberale ateo. Doveva la sua fede alla scuola di Don Bosco e al parroco del paese, Don Giuseppe. Lui conobbe Padre Pio nel dopoguerra, quando era un giovane medico laureato. A Padova prese la prima delle sue quattro specializzazioni al Gemelli di Roma. Amico di Mario Rossi, ai vertici dell'Azione Cattolica, lui rinunciò ad una carriera cattedratica per fare il medico condotto. Cosa successe? Giunse qui a San Giovanni Rotondo, aspettò nella chiesetta tra l'altare e la sacrestia Padre Pio, perché in quel tempo toglieva i guanti per celebrare. Poi dalla chiesetta lui racconta che è entrato in sacrestia, voleva guardargli le mani e Padre Pio lo lasciò fare, cosa insolita poi seppe e che in seguito egli attribuì a un fatto che il padre aveva misticamente compreso, che in quel gesto vi era solo la ricerca da parte di un giovane medico. Allora cosa successe? Padre Pio tolse i guanti. Mentre mio padre guardava le mani stigmatizzate di Padre Pio, sentì un forte odore di acido fenico, che abitualmente sentiva quando faceva le autopsie, e questo lo attribuì scoprendo solo in seguito che questi misteriosi odori e profumi avevano dei precisi significati. E allora, quando era qui, mentre mio padre gli faceva anche dei discorsi abbastanza complicati, Padre Pio si stava lavando le mani proprio qui, prima della celebrazione della Santa Messa. E mentre si lavava le mani, prese l'acqua e gli schizzò dell'acqua sulla testa, sul capo del medico, e gli dice in dialetto beneventano: io ti battezzo un'altra volta, per il tipo di discorsi che gli stava facendo. Mio padre ci racconta poi, lo stesso Alessandro, che in confessionale Padre Pio gli disse, apparentemente a sproposito, non ti inquietare. Infatti l'inquietudine fu invece la cifra della sua vita. Quando si sposò, poi passò con sua mamma, ovvero la signora che vedete in questa fotografia, San Giovanni Rotondo, in viaggio di nozze. Si confessarono da Padre Pio, era il 1962, quando la mamma sentì anche un profumo forte di violette, e durante la confessione con Padre Pio le chiese: ma tu volevi la qualcosa? Scrive il nostro caro amico Alessandro, tolse alcuni scrupoli che ella si faceva a proposito delle sue mancanze.